Il più cordiale saluto e ben ritrovati. Questo è Sport Vision, la visione dello sport locale a 360 gradi, altra puntata. Andiamo subito alla presentazione dei nostri ospiti, sesta volta consecutiva, qualche settimana fa in quel di Chiari. Dovremmo avere anche delle immagini che testimoniano qual è il gioco del badminton. Allora, Giuseppe Lo Monaco, questo sport in forte crescita, abbiamo detto, questa realtà, fra l'altro vediamo le immagini di Cinisi, che fa da traino a tutto il movimento siciliano. Eh sì, questo è la squadra del presidente Ciobbi, che per 6 anni consecutivi è campione d'Italia. Questo ci fa onore, cioè in confronto alle squadre del nord che per prima della Mediterranea sono stati per 5-6 anni campioni d'Italia, che erano Trento e la Lombardia. Quindi noi... Ecco, lo sport del badminton invece è molto simile al tennis, perlomeno a punto di vista, però poi si gioca con il volano. Torna in studio, do il benvenuto e un ritorno per Fabrizio Campagnaro, addetto stampa dell'ADS Mediterranea Cinisi. Parlavamo di badminton prima, e fra l'altro gestore del sito sportdelgolfo.com. Ciao Fabrizio. Buonasera a tutti, ciao Andrea. Poi parleremo anche con te, approfondiremo altre tematiche con Fabrizio Campagnaro, una giovane promessa in casa badminton Cinisi. È ungherese, vince tanto, continua a vincere. Chi è? Ce lo sveli tu stesso. Rudolf Dellenbach, che è il campione juniores europeo under 15, l'ha vinto, diciamo, a dicembre. Adesso nell'ultimo fine settimana ha vinto un torneo a Merano, sia nel doppio che nel singolo maschile under 17, e, diciamo, nel riferimento, diciamo, al tennis, è come se avesse vinto un torneo ATP a tutti gli effetti. Adesso si è qualificato, diciamo, per un torneo, diciamo, in Danimarca, e quindi sta andando avanti nella sua carriera. Ha 14 anni e 15 anni li compie il 20 maggio. Perfetto, una giovane promessa. Ti stoppo solo per vedere proprio il servizio che riguarda questo giovane atleta ungherese. Vediamo. È Rudolf Dellenbach, il dominatore del torneo internazionale di badminton giovanile FZ Forza Meran, disputato a Merano. Il 15enne atleta ungherese in forza alla DS Mediterranea Badminton Cinisi ha vinto il titolo under 17 sia nel singolo che nel doppio maschile. Dopo tutte le gare, in finale ha sconfitto i fortissimi Martino Milani e Christian Vaninetti. Un ennesimo successo per Rudolf, ha esclamato Xaba Hamza, il coach della DS Mediterranea presente a Milano. Ha vinto il torneo dimostrando di essere il più forte, sia nel singolo che nel doppio. Non ha concesso un set agli avversari, infatti tutti gli incontri sono terminati sul 2-0, un ulteriore tassello per la sua gloriosa carriera. Sono sicuro che ora è pronto per debuttare in prima squadra già nel prossimo campionato di Serie A. L'atleta ungherese infatti vive ormai stabilmente in Sicilia e si allena con la Mediterranea Cinisi. Questo prezioso lavoro ha portato nel 2010 già diversi successi. Ai titoli vinti a Merano si aggiungono quello di campione d'Ungheria nella specialità singolo under 15 e di doppio maschile under 17, quello di vice campione europeo juniores conquistato in Olanda e il bronzo vinto a Rovereto. Prossimo appuntamento a fine maggio in Danimarca.